Il viaggio in Oriente continua e eravamo in Cina, adesso andiamo un po' più ad est e c'è il Giappone. Il Giappone ci fornisce anche il benessere proprio con il Reiki. Il Reiki proprio è una parola di origine giapponese, è formata da due parole, Rei che significa energia universale, Ki energia individuale, quindi l'unione delle due cose fa la disciplina del Reiki. E come diceva prima il giornalista Virginio Miolo, loro prendono anche spunto in Giappone proprio dalla Cina, in questo caso quando si diceva yin e yang, quindi l'equilibrio dei due opposti, quindi maschile anche femminile, bene e male, giorno e notte, tutta una serie di cose che comunque ci sono nella vita dei nostri giorni, in tutti i nostri giorni. Quindi, per quanto riguarda invece proprio quello che hanno preso un po' anche dalla Cina, i meridiani, lo shiatsu, avete presente, no? Tutti i punti di acupuntura, eccetera, tutte queste cose, magari non le conosciamo uno per uno, però comunque sappiamo che sono punti che se toccati fanno bene al benessere. La tecnica del Reiki invece, pur diciamo, contemplando un po' queste cose perché lo sa, e più che altro è incentrata sui chakra. I chakra sono delle ruote di energia, una parola in sanscrito che significa proprio ruota, sette sono principali ruote, che sono legate anche agli organi che hanno vicino, il primo chakra, il secondo chakra è quello della pancia, questo è proprio del plesso solare, il quarto è del cuore, il quinto della comunicazione che sto usando in questo momento, quindi sto usando il quinto chakra, e poi c'è quello classico del terzo occhio, quindi il sesto chakra, e il chakra della corona. E se questi chakra sono ben equilibrati, e quindi questa cosa per esempio viene anche contemplata nello yoga, lo sappiamo, si è in equilibrio, e nell'equilibrio il nostro corpo riesce sicuramente a mantenere il benessere. Chiaramente non sempre riusciamo a mantenere il benessere e spesso e volentieri purtroppo ci tocca combattere anche con le malattie, e mi sono resa conto, almeno personalmente, io apparentemente sono anche insegnante di Reiki, che portare questa tecnica energetica in ospedale avrebbe fatto bene ai malati, e così ho